dalle 10 alle 12. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Nelle librerie è da poco uscito un libro veramente affascinante. Si tratta di Avventure e misteri nei mari del mondo. E è con noi, ospite a Radio Yes, l'autore di questo libro, che è proprio un viaggio nel mare, sotto il mare, un viaggio per ricostruire sott'acqua la storia del mondo. È con noi Folco Quilici. Buongiorno. Grazie dei complimenti. Buongiorno. Non sono finiti i complimenti, perché i nostri ascoltatori di Radio Yes lo sanno, ma oltre che un grande esploratore, è forse il più prestigioso documentarista che ha il nostro paese, lo possiamo dire senza paura di essere smentiti. Esploratore magari è una cosa un po' di un paio di secoli fa, ma lo so, però è bello, è affascinante l'esploratore. In effetti, questo che il libro racconta sono veramente delle esplorazioni, perché questo ha 50 anni solo di storia, questa esplorazione cominciata nel 1960 sostanzialmente, l'esplorazione delle navi affondate nel mondo. In queste navi c'è di tutto, dai tesori più mirabolanti, tutto l'oro, gran parte dell'oro che gli spagnoli rubavano e sottraevano all'America e portavano in Spagna, però sono finiti in fondo al mare e sono là. Se tutto quell'oro venisse recuperato, ognuno di noi ne avrebbe qualche moneta in tasca, vabbè, e però poi continua, insomma, le opere d'arte. Adesso nel Mediterraneo sono venuti a galla i famosi Bronzi di Riace, il Satiro Danzante, che è una statua meravigliosa, ma sono piccole cose rispetto a tutta l'immensa ricchezza che il mare ha ancora, che l'uomo ha perso con gli affondamenti delle navi, affondamenti per le tempeste, affondamenti per le battaglie, tra l'altro per una battaglia di 2200 anni fa tra romani e cartaginesi nel secondo secolo avanti Cristo, davanti alle isole Egadi in Sicilia, si stanno ritrovando su un fondale di sabbia che non è cambiato da allora, immobile, è depositato, sono depositati tutti i resti di questa battaglia, appunto, che è lontana da noi più di 2000 anni, e adesso gli scienziati stanno raccogliendo pezzo e pezzo quello che dà la prova di quello che erano le memorie invece scritte. Ecco, è vero che attraverso un relitto si può capire meglio l'epoca di riferimento? Certamente sì, perché l'uomo non ha mai fatto barche uguali, non le fa adesso con il motore, le turbine che cambiano, ma neanche nel passato. Prima era una navigazione di barche piccole, quasi delle canoe, parliamo del 3000 avanti Cristo, del 3500 avanti Cristo, ma poi piano piano è stata inventata e sperimentata la vela, poi la vela si è sempre più perfezionata, eccetera eccetera eccetera, arrivando poi le prime navi a vapore, le navi a motore, poi le navi attuali, le grandi porteri con motori nucleari. Cioè c'è un progresso continuo, andando sott'acqua e ritrovando pezzi di questo grande mosaico che l'uomo ha disseminato in tutti i mari del mondo. Sono migliaia, migliaia, migliaia le navi affondate. Ecco. Che il mare conserva, capito? Il mare le conserva. Quelle che vanno a finire tra gli scogli vicino alle rive, no, perché le onde piano piano le demoliscono, sì. Quindi si trovano solo dei pezzi. Ma nei grandi fondali, dove ancora non siamo andati, proprio alle profondità di molte migliaia di metri, sono le navi intere. Ecco, c'è la Liberty, che è sepolta da tonnellate d'acqua a punta del Papa a Ponza. Ecco, quello è un relitto a cui tu sei molto affezionato, è vero? Beh sì, sono affezionato perché l'ho visto, diciamo, un paio d'anni dopo che questa nave era andata a sbattere sugli scogli, ed era ancora una nave potente, metallica, una nave che portava truppe, viveri e munizioni durante la guerra. Questa invece l'equipaggio era finita la guerra, l'equipaggio era probabilmente ubriaco e è andato a sbattere sugli scogli. Lo racconto nel libro perché ho avuto la
così la sorte, la combinazione di sono tornato tante volte appunto nell'arco degli anni dal 50 a oggi, e per cui ho visto piano piano come anche queste navi così possenti, tutte d'acciaio, tutte apparentemente invincibili, il mare piano piano con le sue onde, le sue correnti le demolisce. Oggi quella nave orgogliosa è un piccolo mucchio di rottami. Ecco, ed è un grande mucchio di rottami. Ecco, è un monito verso chi ama il mare, chi deve tutelarlo. Beh sì, quello è tutto un discorso molto più vasto. Certamente quella nave, quello che portava quando picchiò contro gli scogli, venne tutto scaricato, perché la nave era quasi. Ma invece sono tante navi che sono a fondo e che hanno dei carichi molto pericolosi che avvelenano il mare, non solo, ma ci sono proprio delle navi delle navi di Mondetta, delle navi dove vengono caricate clandestinamente tutti i rifiuti, molte volte rifiuti tossici che nessuno sa dove mettere, sugono alle regole, e queste navi pirata, di una pirateria diversa diciamo, vanno al largo e vengono affondate, l'equipaggio si squaglia, viene salvato da qualche motolancia e vanno a fondo delle navi cariche di veleni tremendi, pericolosissimi anche per la nostra salute, che per ora non si riesce a fermare questo. Anzi, voglio dire, aggiungo, nessun paese fa niente per fermare questa vergogna. Mamma mia. Oh, nel libro ci sono avventure ovunque, si passa dalla Polinesia al Mediterraneo. Ecco, ci sono anche brutte avventure, e quella con Donald Frey. Le avventure che finiscono bene, brutte poi diventano belle. Sì. E ce la vuoi raccontare questa, diciamo, disavventura finita bene? Quale? Quella con Donald Frey, quando... È stato un brutto... Diciamo, sono brutti momenti più che brutte avventure, nel senso che è un'immersione molto fonda, perché è intorno ai 70 metri, bisogna fare con molta attenzione. Comunque la facevo con questo archeologo americano bravissimo, il suo gruppo aveva scoperto in un fondale della Turchia, Capo Gelidion, aveva scoperto i resti di un'imbarcazione che navigava nella nostra preistoria, cioè 2100 anni prima di Cristo, 4000 e tanti anni prima di noi. E mi ha invitato a scendere con lui sott'acqua a vedere questi resti, che a quella profondità erano rimasti, diciamo, intatti, solamente coperti come da una patina, ma se no era tutto lì, i resti della nave, quello che la barca, un barcone, quello che portava, cioè provocando, che ha forse provocato l'affondamento, cioè dei pesanti pani di bronzo, quindi a prova che già a quell'epoca le navi portavano delle merci da acquistate o da rivendere. E mentre eravamo lì e si fotografava e si vedeva questo salto nel passato così emozionante, la mia aria è finita nelle bombole che avevo sulla schiena. Questo, diciamo, è normale quando si fa una immersione, perché c'è una riserva. Io, insomma, un po' avventatamente facevo sempre così. Quando arrivavo alla riserva, giravo il rubinetto della riserva e tornavo piano piano a galla. E quel giorno invece mi è successo che sulla schiena non avevo la mia bombola, ma una bombola del sistema americano che mi avevano prestato questi archeologi, dove la riserva non c'è. Non c'è. Non esiste. Infatti. E per cui mi sono trovato a non poter respirare. E lì c'è il famoso bacio del subacqueo. Infatti. Però poi appunto è stata una questione di terribili ma brevissimi istanti, perché Donald Frey mi ha fatto un cenno di tranquillo, lui era tranquillo, io stavo per esplodere, e mi ha fatto poi indicato con un dito, e ho visto che loro usavano il sistema, appunto non mettevano, anche no, tuttora fanno con quel sistema, non mettono una riserva sulla schiena del subacqueo,
ma nella zona dove si lavora dispongono delle bombole intere pronte. Uno non fa altro che andare vicino alla bombola, acchiappare l'erogatore e respirare. Respira, certo. E quindi è stata una paura breve, ma è andata bene. Ma se sono qua a raccontarne tante, sono state tante. Sott'acqua le avventure sono impreviste e bisogna stare molto molto attenti. Grazie, grazie veramente tanto. Consiglio questo libro, edito da Mondadori, Relitti e tesori, avventure e misteri nei mari del mondo. Grazie, grazie a Folco Quilici, grazie. Grazie delle buone parole e auguri per la trasmissione. Grazie. Grazie.